il mantra dalle cinque sillabe. Om Namah Shivaya. La divina prosperità di colui che ascolta e recita il divino e sacro mantra di Shiva acquisirà tutte le qualità, tutte le virtù, tutte le forze del supremo stato, lo stato della mente di Shiva. Ma chi è Shiva? È una figura umana? È una figura mitologica? È un dio? È un deva? Molte le mitologie e le storie. Shiva, secondo le Upanishad, è lo stato della mente trascendente, comunemente chiamata Atman o Brahman, da altre tradizioni consapevolezza suprema. Shiva può essere forma e senza forma, può essere visto in un corpo, può essere il corpo, può essere la parola, la mente, la facoltà della vista, la facoltà dell'odorato, la facoltà dell'udito, il prana. Shiva è tutto questo. L'om è la radice di Shiva e Shakti è la sua energia che manifesta le attività, manifesta i guna, le forze, le dimensioni, le energie sottili. Shiva è la radice, è la forza, la potenza, la latenza, soggiace a Kundalini Shakti e grazie al potere devozionale e al potere della conoscenza fa sì che queste due forze primordiali facciano scaturire il desiderio del ricercatore, del praticante, dello yogi che vuole conoscere Shiva, vuole l'esperienza di questo stato. Molti attribuiscono erroneamente la figura di Shiva come a colui che distrugge, il terribile, detto anche l'urlatore quando si fa Rudram. Ma in realtà non è così. Shiva è uno stato che sta e sottende alle tre forze dell'universo: nascita, mantenimento, dissoluzione. Viene visto come il distruttore di un ciclo semplicemente perché c'è necessità che questa parte di cui nessun umano vuole lasciare andare, la fine di una cosa, delle cose, perché ha paura, teme, è ricco di attaccamenti. Shiva allora ci insegna che è necessario che una cosa finisca, perché da questa fine esiste la nuova nascita, il nuovo futuro, la nuova aspirazione. Per chi recita i mantra di Shiva, è importante sapere che chiamerà a sé le forze che aiuteranno nella propria vita a recidere i rami secchi, a concludere le cose che vanno concluse. Shiva è anche colui che attrae, che avvicina il ricercatore. Il ricercatore spirituale, l'uomo,
cerca la felicità e il piacere negli oggetti dei sensi. E Shiva ci indica che, seppur si possa trovare in minime quantità, non è la destinazione finale di questo Atman uomo, di questa sorgente divina chiamata uomo. Om Namah Shivaya indica il principio radice di questo e degli altri universi, paragonato all'eterno senza inizio e senza fine. L'Om è il suono primordiale, da cui anche Shiva prende forma e si identifica o in un aspetto della nostra esistenza materiale o in un aspetto della nostra esistenza non materiale, spirituale, animica, eterica, coscienziale. Le raffigurazioni mitologiche di questo dio Shiva, il signore dello yoga, sono servite e servono alla mente infantile per dare attributi a un senza forma, affinché, attraverso la simbologia, Shiva possa manifestare le componenti della mente di ogni individuo. In realtà, Shiva è la realtà, così semplice e così difficile da individuare per l'uomo ordinario. Ecco allora la mitologia, il simbolismo. Shiva dai lunghi capelli, Shiva che possiede un tridente, Shiva che ha diverse facce per esprimere la realtà ultima che l'uomo altrimenti non potrebbe comprendere. La meditazione di tutte le tradizioni, non solo shivaita, yogica o di forte cultura indiana, servono semplicemente a sviluppare una mente profonda, intuitiva, capace di assaggiare il nettare dell'immortalità. Questo è Shiva. Shiva, quindi, è la cosa che non è possibile vedere con gli occhi, perché è il potere che permette all'occhio di vedere, in un uomo, in una donna, in un animale. Shiva è anche nella linfa delle piante, nel colore verde delle foglie, nel vento, nell'acqua, nel fuoco, nella terra, nel suono, nel tatto, nel gusto, nell'odorato. Shiva è nella mente. Questo essere che è un principio è ciò che l'uomo cerca di cogliere da sempre, da tempo immemore. Lo yoga sviluppa diverse forme per coglierne l'essenza. Shiva quindi era chiuso nelle Upanishad, nei Veda, negli Shastra, nelle Sruti. Shiva è nei mantra, Shiva è nei chakra, Shiva è nella Kundalini, Shiva è nel Brahma, nell'Atman, nel Purusha. Shiva è la coscienza. Shiva è uomo, ma è anche donna, perché il principio coscienziale non ha attributi. Li prende quando nel mondo duale manifesto, in cui noi viviamo, vi è necessità di rappresentare l'uno senza un secondo. E allora ecco le forme, i nomi, le differenze, i colori, il piacere e il dolore, gli attaccamenti, le gioie e tutto quello che conosciamo come esseri umani. Perché allora conoscere Shiva? Molto semplice, perché conoscendo Shiva conosciamo noi stessi nella profondità,
oltre al corpo, oltre alle strutture fisiche, di cui Shiva è la composizione, del sangue, delle ossa, dei nervi, dei midolli, delle linfe. Shiva è il suono, è la parola, è il modo di comprendere, è il modo di esporre. Quindi Shiva è molto semplice in realtà, perché è tutto ciò che c'è. Viene reso complessa la sua conoscenza da testi che hanno eccessivamente complicato la percezione di questo stato. Ma è giunto il tempo di aprire la mente e toccare con mano l'esperienza di Shiva, qui e ora, adesso. Perché Shiva siamo noi, sono io, sei tu. Shiva è in tutte le cose, in tutti gli esseri, animati e non animati. Shiva è il potere che permette alla mente di pensare, di soffrire e di gioire, quindi ritraendosi nel lingam d'oro Hiranyagarbha. Con la meditazione, l'introspezione, il silenzio, l'umiltà, lo studio delle scritture, la conoscenza e la pratica dei mantra, avremo certamente la possibilità di conoscere Shiva attraverso il mantra che ci ha donato, Om Namah Shivaya.